Ciao ragazzi e bentornati in The Sims 4. Partiamo oggi da questa schermata perché c'è stato un aggiornamento riguardante la spa. Adesso andiamo a leggere, poi andiamo da Jenna e proviamo un po' di cosette. Ho piazzato proprio ieri, dopo l'aggiornamento, una spa, ma non ho ancora provato niente. Allora, abbiamo apportato alcuni miglioramenti in linea con il benessere. Con le tre nuove aspirazioni di benessere, i Sim possono sbloccare tutte le strade per lo Zen. Il nuovo tratto delicato vedrà i Sim gestire situazioni in apparenza banali, con azioni consapevoli per tenere i bisogni sotto controllo. Segui il flusso. Ora i Sim possono insegnare yoga ovunque, sia collocabile un tappetino yoga istruttore. Anche la meditazione guidata è ora disponibile per tutti i Sim, bambini inclusi. Ricevi il trattamento completo. Completa la tua autoterapia con mani pedicure che rimetterà i tuoi Sim in forma smagliante da capo a piedi. Scegli tra una varietà di opzioni sia in Crea un Sim che all'interno del gioco vero e proprio e Fan e Sfoggio. Nuovi oggetti e molto altro. I nuovi lettini e sedie da massaggio renderanno deliziosa la tua esperienza. Saranno inoltre disponibili maschere di bellezza per tutti i Sim in una varietà di tipi dai diversi vantaggi. E non dimenticarti di chiedere il nuovo gusto dell'Ener Vivita. Quindi andiamo assolutamente a provare con Jenna. Ho piazzato, ragazzi, la spa proprio qui a Willow Creek, perché Willow Creek così è un po' la base di tutto, quindi direi andiamo. Lei era a Monte Comorebi l'ultima volta, ci ha giocato un pochetto, andiamo. Sto cercando di completare l'aspirazione. Se riusciamo, faremo assieme la scalata nel Monte Comorebi. Dico se riusciamo perché purtroppo è buggata, quindi sto valutando questa cosa. Ed eccoci qui. Allora, ecco qua la spa. Guardate lei quante emozioni positive, tutta riscaldata. Eh sì, perché insomma si è fatta una bella vacanzina. Eccoci qua, ci siamo pronti. Valutiamo le varie maschere, le varie cose da fare. Lei si può vestire anche in modo un po' meno pesante, secondo me. Vabbè che adesso si cambierà, si metterà sportiva, così. Oh, molto bene. La vediamo ovviamente anche nel Crea un Sim, ma prima proviamo un po' tutte queste cosine. Oh, che bello. Che bello, sta arrivando gente. Dovrebbero arrivare, ecco, quello dello yoga, il terapista per il massaggio, bravissimi. Vediamo il piano di sopra com'è. Ok, qui c'è lo yoga. Oh, qui possiamo fare unghie, eccetera, eccetera. Non vedo l'ora di provare. E qui è tutto uguale, aromaterapia. E qui invece credo che sia tutto invece molto diverso. Pedicure, manicure, richiedi un massaggio alle mani. Ok, questo è uguale. Direi che poi facciamo una manicure dalle. No, vabbè, siamo sbagliati, da lui. Ma prima. Grazie, un bel massaggio, grazie. Oh, beati Sim, praticamente. Che vanno a farsi il massaggio. Me lo faccio anche a me, la prego. Però non ho capito bene la questione maschere, devo dire. Non l'ho capita bene dove si fa. Intanto qui sta iniziando anche lo yoga. Magari ci andiamo alla seconda sessione, vediamo. E la novità è che possono anche i bambini fare yoga. Anche i bambini possono fare cose appunto della spa. Quindi questa io direi che è una cosa molto carina. Grazie, ci siamo rilassati tantissimo, ci siamo proprio divertiti. Quindi adesso la saluto. Arrivederla. Vado subito a fare una manicure. Grazie. Salve, salve, sono qui per fare la manicure. Lui è già arrabbiato, il che la cosa non è che proprio ci piaccia tanto. Guardate quante cose qua. Ma cos'è? Tantissima roba. Io direi questo mi piace. Oppure un bel rossetto, no, rossetto, scusate, smalto rosso. Anche questo è molto carino. Sembra un po' una bandiera, però è molto carino. Cosa facciamo?
Oppure una cosa un po' più delicata, tipo questa. No, esageriamo, ragazzi, esageriamo. Facciamo questo qua. Non ho scelto la lunghezza, però, vabbè, poi vediamo meglio. Dovrebbe essere una lunghezza standard, ma in teoria si possono scegliere varie lunghezze. Guardate che concentrazione. Qui ci sta spiegando il colore. Guardi, signore, il colore è un po' azzardato. Tanto mette, vediamo un po'. È proprio uno smalto. Vediamo un po'. Rullo di tamburi. Vediamo così. Oh, guardate che unghie. Allora, c'è una lunghezza già abbastanza importante qui. Però, belle, sì, mi piacciono. Le avrei fatte più corte e ho dimenticato di chiederle più corte. Una pedicure? Allora, facciamo una pedicure. E così guardiamo anche. Guardate che belle che sono, caspita. Vediamo anche le lunghezze visto che non le abbiamo viste. Qui sopra cosa c'è? Allora, pedicure. Ah no, con la pedicure non si può, vabbè, giustamente sui piedi. Magari la lunghezza non è proprio il massimo. Facciamo bianche. Quindi proprio semplici. Qui abbiamo un po' di attrezzi da palestra. Bello. E qui abbiamo i lettini da meditazione. Medita, organizza una meditazione guidata, conduce una meditazione guidata. Ecco, c'è questa differenza adesso che possiamo guidare la meditazione. È vero. Guardate! Ce li fa mettere in ammollo prima. E adesso ce li dipinge. Ed è un po' come per le mani. Lei tipo è emotivamente consapevole, praticamente iper rilassata. Guardate l'espressione, come dire, la vita è qualcosa di meraviglioso. Mare di fuoco, cioccolata abbondante. Mi sa che si prende una bella cioccolata abbondante la nostra amica qua. Poi volevo entrare nel Crea un Sim. E vedere meglio anche tutte le unghie. Guardate qua le emozioni. Amo questo colore. Le mie unghie sono chic. Mani, piedi, cura. Ha ricevuto il trattamento completo. Fame, vabbè, anche fame, giustamente. Ma adesso ti stai per andare a mangiare una cioccolata. Guardate la soddisfazione. Guardate la soddisfazione. Neanche quando mi arriva la pizza sono così io, ragazzi. Scusi, vorrei la cioccolata. Grazie. Abbondante, abbondante. Tanto si continua a guardare le mani, lei, come dire. Ma che, pensa all'arrampicata, ragazzi, non vede l'ora, guardate qua, di completare l'aspirazione. Percorre una pista intermedia. sì, dobbiamo raggiungi la vetta del Monte Conorebi, dobbiamo provare la prossima volta, proviamo, sperando che vada. Intanto c'è anche la nuova aspirazione di benessere, oddio ragazzi, bellissimo, dobbiamo farle queste cose. Specialista dell'autoterapia, magari con eventuali figli qua. Pace interiore. È corta però. Esercitati nella consapevolezza, cerca rilassamento, trova un ambiente sereno, mantieni l'armonia. Guru Zen, conforta gli altri, guida gli altri, condividi il tè disintossicante, diventa insegnante di benessere magistrale. Specialista dell'autoterapia. Affrettati, fatti conoscere per autoterapia, frequenta abitualmente la spa, mantieni un cliente abituale. E qui guadagniamo il tratto prospettiva chiara. Jenna ha una piena consapevolezza di sé, appunto, si acquisisce questa aspirazione, visto che sono corte, si possono fare anche abbastanza in fretta. E sarà ora in grado di avere un po' di sollievo dall'aspettatezza della realtà e di rivalutare le situazioni. Si rende per esempio conto di quanto tutto abbia poco senso, ma conserva il proprio ottimismo.
guru dello Zen, tratto premio aura rasserenante. Quando Jenna padroneggia il benessere, le consente di emanare un bagliore rilassante. Usa la capacità appena acquisita per calmare il sim attorno a lei e per avere un aspetto strepitoso. Specialista dell'autoterapia. Jenna diventerà esperta di autoterapia e svilupperà competenze sul mondo del benessere. Ora i clienti sborsano molto più denaro dei suoi per i suoi servizi. Sì, sì, guardi, lei è bravissima, per carità, però se mi dà la cioccolata sono anche più contenta. Oh, eccola qua. Non l'hai invidiato un pochino? Io sì. Io sì, ragazzi. Ha ancora fame, ma un pochino dovrebbe saziarla. È anche contenta per l'arredamento. Arredamento gradevole, sorseggio facile, giustamente. E poi io proverei... canta sotto la doccia, a farci un bel bagno qua. Fa immersioni, latte, miele, avena, vai. Poi ragazzi, volevo un attimo ricliccare qua per vedere le varie lunghezze. Non rifacciamo la manicure, però volevo dare giusto una sbirciata. E poi prima di andare via facciamo una lezione di yoga, ovviamente. Ho fatto, guardate qua, pelle morbida da bambino. Ah, il prurito è sparito. Ah, avevi prurito? Non c'è nulla come un bel bagno nel latte. E beh, latte e miele, ragazzi. Anche molto buono. Vediamo un po' cosa mi compare. Facciamo manicure un attimo. E vediamo solo le lunghezze. E scusi, dovevo chiederle una cosa. Allora, unghie a forma di bara, unghie a forma rotonda, e abbiamo questi colori, unghie a forma di stiletto, e abbiamo questi, unghie queste a forma di mandorla, e abbiamo colori più semplici, unghie della forma corta, abbiamo questi qua, guardate che belli, sapete, quasi quasi gliela rifacciamo, e queste unghie curate, cioè quindi magari le sue unghie, ma... un po' più curate, però queste mi piacciono molto, ragazzi. Mi verrebbe quasi da rifargli le corte, però anche a forma rotonda sono molto belle. Tipo così, così, quale facciamo? Queste. Dai, rifacciamo. Pronta a sciare? Perché pronta a sciare? Un minimo di preparazione può essere di grande aiuto. Jenna è concentrata su e su di giri, quindi lei non vede l'ora, in realtà, di andare tipo a sciare. Sì, ragazzi, alla fine stiamo rifacendo le unghie, perché così. Perché sì, perché sì. Andiamo veloci, ecco fatto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, belle. No, dobbiamo fare una foto così, ragazzi, eh. No, ma c'è lui davanti, mannaggia, non va bene, aspettate. Mi rovina la visuale. Così, belle, belle, belle. Una forma un po' rotonda, questa ragazzi è la forma che faccio io di solito, quindi ci piace. E scusi, chiedi lezione di yoga, potenziamento cerebrale, per famiglie. Vediamo un po' com'è la lezione per famiglie, visto che c'è questa novità. E può farla per famiglie, per piacere? Io non ho una famiglia, però... però voglio vedere com'è. E ragazzi, per famiglia è così, fermi immobili evidentemente, sto scherzando, però non si muovevano. Allora, tirano sulle braccia, vanno giù così. Beh, sembra insomma impegnativo anche questo, tutto sommato. Adesso che si mettono in questa posizione, lei non l'ha nemmeno fatto, ha detto no, io la gamba non la tiro su, ha detto. Tiro sulle braccia però, toh. Eccoci qua. Andiamo avanti. Sì, dai, un pochino più semplice, però abbastanza classico per famiglie. Lei vorrebbe comprare un lettino da massaggio. È vero che ci sono nuove cose, nuovi oggetti, nuovi lettini da massaggio. E possiamo vedere quali sono, magari. Farei così. Guardate qua.
E cose di yoga qui. Sedia relax, mani. Aspettate, aspettate, bello questo. Aspettate. Tiriamo via queste. Via. Questo è bellissimo, ragazzi. Mettiamolo in tinta, però. Così. Uno e due. Può fare più cose questa? E poi abbiamo questi nuovi lettini. No, questo non è nuovo, questo è quello classico. Abbiamo questi lettini qua nuovi che sono carini. Sì, vediamo un po'. Mi piace. Guardate qua. Sì, dai, per cambiare ci sta. Ci sta e come? E sostituiamo. Guardate qui che bello. E poi, tappetini. Tappetino yoga, questo è per l'istruttore. E non riusciamo a vederlo adesso, però penso che sia uguale più o meno a questo. Che questi qua sono nuovi e non è che hanno questa grande differenza, insomma, no. Aspettate però la pizza. Eh sì, ci piace questa cosa della pizza. Bello. Teniamo la pizza, ragazzi, teniamo la pizza. Così. Oh, che bello. E qui abbiamo un mini distributore del dottor Dolce. Magari lo mettiamo qua su, qui fuori, ragazzi, qui fuori. Per gli affamati, eccolo qua. Che ne dite? Bello. Sì. Consuma brunch, cucina pasto grandioso, no? Cucina insieme, ok, è proprio maschera di bellezza, eccola qua. Acquista e applica una maschera di bellezza, vai, l'abbiamo trovata. Altre scelte, utensile preferito, servi brunch, fai un pasto veloce. Erne bibita il cetriolo. Cereali senza lattosio, bevanda gassata sottomarca, yogurt senza lattosio, yogurt tramezzino. Allora, vediamo le maschere intanto. Maschera di bellezza idratante, maschera di bellezza rilassante, ringiovanente subito che la nostra Jenna deve fare colpo. Maschera di bellezza animale. E questa cosa sarebbe maschera di bellezza a tema animale. Che carino, prendiamo un po' tutto noi ragazzi, quasi quasi. No, non possiamo prenderla, non me la fa acquistare. I soldi li abbiamo però. Forse uno alla volta si può. Maschera di bellezza idratata, forse la mette subito, non distintiva, estiva, solare. Di bellezza d'oro. E ricaricare la pelle. Questa è lussuosa e dorata all'inverosimile. No, facciamo ringiovanente, vai. Vediamo un po' com'è. Vediamo più che altro se accade qualcosa di particolare. Allora, ne può prendere solo una alla volta. E infatti la applica subito, vedo. La mette se la applica. Vediamo un po'. E qui ha la nuova emozione, divertimento per tutti. La sessione sarà stata anche pensata per un pubblico più giovane. Ma Jenna deve ammettere che era piuttosto divertente, infatti era un po' più semplice, ragazzi, ma qui ha la maschera, vediamo l'emozione della maschera, ringiovanisce, le preoccupazioni di Jenna stanno svanendo. Vediamo un po' se c'è qualche effetto particolare. Andiamo giù e la mandiamo al bagno intanto. Dov'era? Ah sì, scusate, era qua. Usa. Praticamente si sta facendo una giornata niente male la nostra Jenna, ragazzi, eh? E adesso sei pronta per andare a fare colpo, ragazza. Sei pronta. Andiamo a mangiare. Giustamente lei si mette su. Io, ragazzi, questa struttura l'ho presa dalla galleria, eh. Qui vedete il nome del lotto e lo trovate in galleria. Che buoni i cereali senza lattosio. Beh, insomma, anche non tanto, però. Infatti non è contenta, sbobba in sapore, giustamente. Cos'è questo schifo? Cos'è questo schifo? Comunque, ha sonnissimo, ragazzi, ci siamo fatti una bella giornatina.
io direi vai a casa. Nella prossima puntata vorrei fare qualcosa di emozionante. Alla fine, ragazzi, comunque non siamo andati al baretto perché abbiamo mangiato qua, visto che c'erano cose buone, ci stava. Ma scusate però, questo cosa ci fa all'interno? Lo sposto all'esterno, mi sembra che all'interno non ci stia niente. Ma che, mettiamolo qua. Comunque più felici di Jenna oggi non ce n'è. Non ce n'è. Guardatela. Felicissima e stanchissima. Ah ragazzi, una cosa. Prima di mandarla a letto e chiudere, doveva finire lei ancora. Vediamo se ce la facciamo. Mi sembra doveva finire ancora questo. Riprendi il telaio. Che almeno vediamo completo com'è. Eccolo qua, si è messo qua fuori, su questo bellissimo funghetto. Vediamo se ce la fa. Manca pochissimo. Telefonata. Oh Jenna, ieri notte ho fatto un sogno molto strano e c'eri anche tu. Eravamo una festa e continuavi a ignorarmi. Ho provato allora a raggiungerti e a farti un cenno. Ma era come se non potessi nemmeno vedermi. Ero invisibile perché non mi vedevi. Spiega il perché, sì, irriverente, sì, gentile. Cioè, io che ne so del suo sogno, ragazzi. Spieghiamo il perché, se ci inventiamo qualcosa. Wow, non ci avevo neanche pensato. I sogni sono davvero bizzarri. Ma si può, cioè ci viene a chiedere a noi del suo sogno. C'era da essere irriverenti, ragazzi, però. 55 quadretti, ma chi è? Jenna ha affinato la propria tecnica a suon di punti indietro e ora può ricamare zucche, funghi e bacche. Chi ha detto che bisogna andare all'aperto per godersi la bellezza della natura? E ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Vediamo un po'. Riprendi il telaio medio. Ecco qua. Vediamo com'è venuto. Non è ancora bravissima. Però eccolo qui, beh, niente male ragazzi, niente male. Ci piace. Va bene, io direi che ci possiamo fermare qua, ci vedremo nella prossima puntata e vediamo se riusciamo ad andare sul Monte Komorebi. Se non è buggato, ci proviamo, altrimenti facciamo qualcos'altro. Va bene, ci vediamo ragazzi, alla prossima, ciao!